Salve ragazzi, benvenuti su Pino di Luzio. Oggi 9 febbraio, ore 21, ore locali, serali naturalmente. Sta qui portando giù un po' di neve, che portasse la novità. La neve già chiama la verginità, chiama qualcosa di purezza, insomma. Questo mi invoca la neve. E in questo momento vi voglio invocare a voi un qualcosa di inquietante, non scottante come al solito, ma di inquietante. Quello che sono... Il nostro festival delle canzoni che si chiama Sanremo. Beh ragazzi, io voglio veramente dirvi a voce chiara, boicottiamolo questo Sanremo, ok? Mandiamolo a casa, basta. Adesso hanno messo Fazio e Letizietto, ok? Ci sono i senior che sono Anna Oxa e il Rettore. Hanno chiamato un po' di giovani, ok? Non hanno reclutato nessuno da amici, a quanto sembra, come hanno fatto nelle edizioni passate con Scanu, Emma e quanti altri. Però logicamente basta con questa qui. Non è più il festival della canzone, è il festival dello show con la musica, unito con la musica, la piacevolezza di sentirsi un po' di musica, ti creano lo show, ok? Uno spettacolo. Non è più un vero e proprio, una propria gara canora, ma si tratta soltanto di creare lo spettacolo, l'audience, ok? Quindi per quella legge vengono scelti vari cantanti che possono portare al loro target una possibilità di essere ascoltati o di portare un ascolto che va ai vertici rispetto al palinsesto delle varie reti televisive. Questo porta il mio grande Eugenio Carmi, un grande artista che tanto di cappello io gli porto, che al suo tempo gli è stato insegnato da Casoratti. Non è una casa che lo chiamano a livello internazionale in tutte le gallerie a mostrare quello che lui dipinge, ok? Eugenio Carmi, andatevelo a guardare ragazzi, che è una persona che può insegnare una vita, oltre 90 anni ancora disegna e ancora si entusiasma con l'arte senza aver avuto arricchimenti personali, nessun beneficio da tutto ciò. Sì, vive in una maniera tranquilla, non è che deve andare alla Caritas, però è una persona, ma sai qual è quella filosofia che gli hanno insegnato il suo professore? Era l'onestà intellettuale, l'onestà dell'artista, fare ciò che porta a giovamento a se stesso, ma nel senso di quello che è la dimostrazione di ciò che lui sente, di quello che lui avverte in quello che lo circonda. Non nella bisogno di se, l'onestà intellettuale non sta nel bisogno di se stesso, di una gratificazione economica, e quindi per appagare tutto ciò mi svendo, mi rendo mercé di quello che la televisione mi richiede o di quello che magari la gente è interessata a vedere o guardare. Questo non mi interessa. E il grande Vasco Rossi, quando cantava le sue canzoni, andava a Sanremo e arrivava penultimo in finale, era perché cantava qualcosa di se stesso. O i grandi come ne so, Zucchero con Donne, è uguale logicamente. Perché non è un festival della canzone che danno merito a chi porta qualcosa in dono, in più nella musica italiana. Non è più quello che era una volta, ma non so nemmeno se una volta si riguarda, perché Tenco si è suicidato quando ha avuto il brutto, quello che gli è successo, insomma, di brutto. Tutto lì si è suicidato. E Tenco era un grande artista, un grande cantautore, un grande avanguardista della canzone italiana per me, come Domenico Modugno. Ok, che è nato nella ribalta di Sanremo. Comunque sia, per tanta gente come quelle che ho già citato, non c'è stata possibilità di spazio. Ok, allora vogliamo rivalutare questa onestà intellettuale. Boicottiamo Sanremo, ragazzi, non l'ascoltiamo. Fanno portare i giovani, ok? È il solito dilemma. Anna Oxa che protesta con la Letizietto perché non c'è spazio per se stessa o perché viene ridicolizzata con tanta altra gente che non ha fatto musica. Ma cosa vuoi? Giro la Cinquetti a 16 anni cantava la sua canzone Non ho l'età e ha vinto Sanremo, e dopo, vabbè, come lei stessa dice, Mike Bongiorno gli ha detto devi parlare al pubblico perché sei stata premiata, e lei non sapeva cosa dire. C'ha 16 anni, normalmente l'hanno messo sulla cacca di un palcoscenico nazionale, non si rende nemmeno conto di quello che la sta investendo. Quindi Mike Bongiorno gli ha dettato le parole e le ha dette, ma questo se ne è andato a cercare nelle sue interviste, c'è. Realmente non è che io me le casco dal naso, io sono un attento lettore di quello che è la situazione,
di come vanno le cose in diversi settori e logicamente mi addentro a sapere la notizia, è il mio ruolo, sono un opinionista, ragazzi, boicottiamo Sanremo, fa veramente schifo, è merda ragazzi, le canzoni come diceva Zucco nascono nei garage, non in questi palcoscenici, perché il nome stesso palcoscenico vuol dire la ribalta dello show, non la ribalta dell'artista, l'artista fa la gavetta nelle piazze, nei luoghi dove si suona, per strade, dove se viene apprezzato come su YouTube, perché sei un qualcuno, riesci a mostrare che sei un artista, non grazie ai meriti di quello che può essere una spinta della televisiva perché stai su Rai 1 sintonizzato, o perché c'è gente che si struttura il palco in maniera tale che ti fanno vedere a 360 gradi il massimo dello spettacolo, pompandolo con personaggi noti, pompandolo con situazioni di marketing da 4 soldi per cercare in qualche modo di renderlo tutto mediatico. Questo non è una gara canora, ragazzi, torno ancora a ripeterlo e mi stufa anche dire queste parole, ragazzi, questo bisogna boicottarlo e quando c'è bisogna fare un non mi piace, buttiamoli a mare questa gente, hanno stufato con la loro diatriba, addirittura viene additato che viene pilotato per fare propaganda politica, ma ci rendiamo conto cosa c'entra con la canzone la propaganda politica? Se i giornali dicono questo, vediamo quello che ha snaturato la nascita di Sanremo, quello che l'ha spinto a essere storico con 63 festival, basta ragazzi, Opinione di Luzzo vi porta sempre delle notizie in risalto, sappiate cogliere ragazzi, argomentate, fateli circolare e commentate ragazzi, siamo sempre a Montignano.